Apparteneva sicuramente a un guerriero il reperto che vi proponiamo questa sera, un elmo in bronzo ritrovato a Matelica durante gli scavi condotti nel 2000 in località Brecce, in una delle più antiche necropoli picene del Matelicese. Ma non un guerriero qualunque, piuttosto un personaggio di alto rango, deposto in una tomba grande e prestigiosa, un tumulo con fossato anulare di circa 16 metri di diametro. Un principe guerriero, sepolto con gli onori e secondo un rituale che la potente aristocrazia del VII secolo a.C. riservava ai propri membri, esaltandone il valore e ostentandone le ricchezze, come dimostra la presenza, tra gli altri importanti oggetti, anche di un currus, la biga, il carro da guerra o da parata, nella fossa di deposizione del ricco corredo, che è ciò che resta di questa sepoltura. L'elmo, alto 19,5 cm, è un'arma difensiva e in questo caso guardate lo strano mascherone che lo decora, che sembra voler accentuare ulteriormente il valore protettivo dell'oggetto. Appartiene alla tipologia degli elmi a calotta con tesa continua, diffusa nel Piceno centro-settentrionale nella prima metà del VII secolo a.C. e di produzione locale. Tre lamine di bronzo, lavorate a sbalzo, formano la calotta, assemblata mediante chiodi a testa sferica, mentre una quarta lamina costituisce la falda semicircolare terminante con la tesa piana. I chiodi di giunzione hanno stelo lungo e ripiegato all'interno per trattenere l'imbottitura dell'elmo non conservata in quanto in materiale organico deperibile. I chiodi laterali, fermati da una piastrina metallica, probabilmente trattenevano i lacci del sottogola. Ma facciamo attenzione alla decorazione della calotta. Un motivo a doppia costolatura attraversa la lamina mediana, diventando sul davanti la doppia cornice che racchiude un mascherone antropomorfo. Occhi sporgenti ci guardano, sono rotondi e fissi, il naso è lungo e triangolare, la bocca aperta digrigna i denti in un ampio sogghigno. L'immagine doveva avere un significato apotropaico come una sorta di Gorgoneion. Su ciascuna faccia laterale della calotta compare un'anatra stilizzata, dal prominente becco a spatola e dal lungo collo, circondata da sei elementi decorativi simmetrici a forma di borchia a rosetta. Anche il motivo zoomorfo della natide di antica ascendenza doveva rispondere a valenze simboliche e non meramente decorative, in linea con un programma iconografico volto a enfatizzare il valore protettivo dell'elmo per chi lo indossava. Una doppia fila di punti lavorati a sbalzo decora la parte superiore della falda. Il corredo si data alla prima metà del VII secolo a.C. e come altri ricchi corredi delle tombe principesche rivenute nel Matelicese, testimonia la presenza di un ceto dominante all'interno delle comunità picene durante il cosiddetto periodo orientalizzante, quando modelli culturali allogeni, greci e del vicino Oriente, grazie anche alla mediazione delle aristocrazie etrusche, si mescolano con soluzioni elaborate a livello locale non prive di originalità. Protagonista della degustazione di questa sera non può che essere il prestigioso Verdicchio di Matelica, un vino bianco, secco, gradevolmente amarognolo, con un retrogusto fruttato. Pensate, il vitigno è citato in un atto notarile del 1579 con il nome di Verdicchio, a proposito di terreni da adibire a vigneto. Si abbina con carni e pesce, ma soprattutto con formaggi e miele. E a questo proposito ricordiamo che Matelica è considerata anche città del miele, per la qualità di questo prodotto e che il mosto di Verdicchio, mescolato alla melata delle colline matelicesi, dà vita a un vino pregiato, corposo, dolce e fragrante, il Melitites. Il nome compare in Plinio il Vecchio, autore latino del primo secolo d.C., a proposito di una ricetta per ottenere un vino ad alta gradazione alcolica, mescolando al mosto una dose ben definita di miele e un bicchiere di sale. Ricordiamo inoltre che da Matelica provengono alcuni tra i più antichi vinaccioli fossili, ritrovati proprio nella tomba di un principe piceno a Villa Clara, databile alla prima metà del VII secolo a.C.
Dalla terrazza di Palazzo Ferretti l'invito è duplice: venire al museo a conoscere la nostra preziosa collezione, ma nel contempo il suggerimento è anche quello di visitare i luoghi, gustarne le specialità, alla riscoperta di una regione, della sua storia e di un patrimonio in grado di sorprendere per un'estate tutta italiana. Nel frattempo, noi brindiamo virtualmente alla vostra salute.